passare dei minuti questo stadio olimpico possa riempirsi sempre più. Intanto sentiamo la carica dei 22 che scenderanno in campo, eccoli pronti a fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Katia, l'abbiamo già detto, bisogna però ripeterlo, già un derby di per sé è una gara diversa da tutte le altre. Un derby che mette in palio un trofeo così prestigioso come la Coppa Italia è davvero una gara straordinaria. E soprattutto una gara che secondo me non finisce mai. Non finisce mai perché è già cominciata in settimana e sicuramente terminerà anche dopo che l'arbitro farà i tre fischi decisivi e definitivi. Una gara davvero da vivere sotto il profilo nervoso, una gara soprattutto dove l'attenzione, la concentrazione deve essere massima per tutti, per tutto l'arco della gara e dove, come hanno detto anche giustamente gli allenatori, c'è tanto equilibrio, pertanto gli episodi potrebbero fare la differenza. A dirigere le operazioni il signor Rapuano di Rimini, il primo assistente il signor Cecconi, il secondo è il signor Raspollini, il quarto uomo Guglia di Pisa. Abbiamo anticipato prima quelli che sono gli schieramenti scelti dai due allenatori, di fatto anche da parte di Lorenzo Pace. Entrambi sono andati direttamente sul portiere, che ora è pronto a mettere in gioco il pallone con il destro. Va profondo Sanabria in qualche modo, poi Pollace, colpo di testa di Palombi. Ancora il numero 7 bianconero, l'occasione però economizza all'interno dell'area di rigore, il sinistro e la Lazio è subito in vantaggio. 5 minuti e 55 secondi sul cronometro, ristabilita la parità in questa finale di Coppa Italia Team Cup. E qui è stato determinante il passaggio in verticale, appena recuperato il pallone per Oikonomidis, che ha attaccato la profondità con grande velocità, ottimo il suo controllo di palla, poi una volta che è entrato in area di rigore ha alzato la testa e ha trafitto Marchegiani sul palo più lontano. L'avevamo detto, il pressing della Lazio, anche qui bravissimo Palombi, assolutamente a regolare la posizione di Christopher Oikonomidis. Sinistro preciso da parte del giocatore australiano, preso dalla foga, è arrivato quasi fin dentro il terreno di gioco. Attenzione ora a Palombi, prova a sfondare centralmente, l'appoggio sulla destra per Tunkara, ancora a Tunkara, la conclusione ed ecco il raddoppio della Lazio, ancora lui, Christopher Oikonomidis. Lazio 2, Roma 0, in apertura e in chiusura di primo tempo. Una ripartenza velocissima dove la Lazio non solo ha guadagnato metri con grandissima rapidità, ma ha portato anche tre giocatori dentro l'area di rigore e a quel punto hanno potuto duettare tra loro e mettere Oikonomidis nelle condizioni di depositare il pallone in rete facile facile. E allora c'è già il primo verdetto di questa sfida, non ci saranno né tempi supplementari né calci di rigore. Questa Coppa Italia Team Cup primavera verrà assegnata al 90esimo e paradossalmente, Katia, forse ora il 2-0 darà un po' una scossa alla Roma, che si sentirà più libera anche mentalmente, perché a questo punto i giallorossi devono per forza rischiare il tutto per tutto, mentre qui rivediamo ancora l'azione corale portata avanti dalla Roma con lo sfondamento.